Il Presidente della Repubblica ieri ha parlato di una politica che non deve essere arida e deve essere vicina ai giovani. Noi stiamo combattendo come alberghi della gioventù ormai da mesi contro la chiusura totale di un ambiente, di un ente che ha 75 anni di storia e che lavora attraverso i giovani. Migliaia e migliaia di giovani che provengono dai 65 paesi del mondo si ritroveranno da qui a qualche mese senza avere più riferimenti né di albergo e né soprattutto di ambienti giovanili che noi avevamo creato con teatri, con studi, con osservatori per i giovani stessi e soprattutto dei punti di riferimento che loro avevano e che hanno consumato negli anni passati attraverso l'AIG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Beh, un segnale noi lo abbiamo mandato, abbiamo detto a tutti che noi dovevamo assolutamente essere tra quelle aziende da dover salvare. È stato estrapolato l'AIG all'ultimo minuto, stiamo aspettando ancora di capire se c'è questa intenzione da parte della politica a rimettere a posto le cose. Una cosa è certa, noi abbiamo avuto totalmente la 10ª e la 11ª commissione del Senato che hanno votato ad unanimità a che il progetto andasse avanti. Oggi ci ritroviamo invece per una lite interna ad uno dei partiti di governo a avere circa 260 famiglie che da qui a poco cominceranno ad andare a casa. Già ieri ha chiuso Firenze e a poco cominceranno a chiudere tutte le altre. Aspettiamo un segnale forte che può avvenire e che può salvare, ma soprattutto può rilanciare quello che è il mondo giovanile italiano.